riuscire ad aprire quei due punti al traffico significa rimuovere anche questa presenza assolutamente dannosa per le utenze, per il commercio, per l'immagine del biglietto da visita della città. Un antidoto al degrado, il passaggio delle auto nel boulevard davanti al punto scommesse nelle vie limitrofe. Una nuova viabilità che promette di cambiare volto alla zona stazione dal punto di vista della sicurezza. Ad essere ripensato anche il punto vendita biglietti nel piazzale, costato 300.000 euro. Secondo l'amministrazione, il container farebbe da scudo a spacciatori e tossicodipendenti. Saranno poi rimossi i manifesti e pubblicità dai cartelloni APS, che dovranno essere trasparenti per consentire alle forze dell'ordine un maggiore controllo. Che creavano un ulteriore ostacolo alla visibilità. Noi abbiamo bisogno di avere una piazza aperta dove sia le telecamere e sia la polizia locale, la polizia di Stato e le forze dell'ordine possano rapidamente avere la visuale aperta in tutto il territorio.